Allora, oggi c'è stato il primo meeting del MALGAS The Center, che è Machine Learning Genova Center, e è una grande, un'esperienza nuova, un gruppo di ricercatori del DIBRIS, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi e Dipartimento di Matematica che hanno in comune degli interessi, delle aspirazioni di ricerca. Abbiamo fatto questa prima riunione interna, abbiamo presentato il progetto ai nostri collaboratori più giovani, studenti, postdoc e dottorandi, e a partire da oggi il nostro obiettivo è quello di portare avanti una serie di iniziative insieme, iniziative che abbracciano obiettivi di ricerca, sperabilmente progetti insieme, attività didattica e di divulgazione e un rapporto speriamo sempre crescente con l'industria, anche perché il machine learning è uno dei temi su cui il mondo d'oggi sta investendo, diciamo il mondo della tecnologia, dell'informatica sta investendo di più. Ma il più grosso finanziamento che abbiamo ricevuto e che è stato una delle motivazioni della formazione di questo centro è il progetto ERC, di cui sono il coordinatore e che comincerà 1° novembre. È uno dei più grossi finanziamenti che ci sono europei, sono circa 2 milioni di euro per i prossimi 5 anni e questo chiaramente darà linfa vitale a tutte le varie attività del centro. Beh, quello che mi aspetto da MALGA nei prossimi mesi è quello di fornirci la capacità di presentarci al resto del paese e possibilmente anche a livello europeo come uno dei centri più attivi e importanti nei quali il machine learning viene sviluppato con un'attenzione complessiva ai problemi, quindi sia dal punto di vista della teoria sia dal punto di vista delle applicazioni che anche in questo caso si ramificano in modo piuttosto complesso e forse rispetto a molte altre iniziative simili questa si caratterizza per aver messo assieme persone che hanno un livello di complementarietà molto interessante secondo me. Se vuoi un tema dominante di quello che facciamo è l'idea di avere da una parte teoria e dall'altra pratica e provare a fare della teoria che sia utile e delle pratiche che abbiano delle garanzie. In quest'ottica ci sono un'infinità di sovrapposizioni tra gli interessi e tra le diverse unità che sono proprio due teoriche e due più applicative. E l'idea è proprio di, in qualche modo, condividendo in maniera quotidiana le domande, i dubbi e i risultati, di poter in qualche modo creare dei risultati che abbiano veramente una valenza sia teorica che pratica.